Questo programma è offerto da Tecnocampus. Lunedì 24 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa come ogni mattina offerta da Tecnocampus. Anche in questa giornata, questa caldissima giornata, tanti sono infatti i titoli in primo piano e ovviamente si parla ancora di governo, di mini bot e tutto ciò che diventa materia di contendere proprio in questa giornata. Ma vediamo subito quelli che sono i fatti, lo facciamo attraverso i quotidiani nazionali e partiamo dal Corriere della Sera, il quotidiano di Via Solferino a Milano, e vediamo infatti che in apertura di pagina troviamo i mini bot, strappo di Giorgetti, il leader dei 5 Stelle, necessaria all'unità del governo, e a Di Battista basta attacchi o si indebolisce il movimento. Sono inverosimili, altrimenti li farebbero tutti. La flat tax invece determina le nuove tensioni tra Salvini e Di Maio, insomma è ancora scontro e i mini bot a quanto pare non sono considerati così come effettivamente volevano farceli vedere. E ancora vediamo: ma adesso ci serve più Europa nell'editoriale, mentre produciamo meno e così l'Italia arretra. E ancora vediamo sospetti, veleni a D, l'ora difficile del Movimento 5 Stelle. Intanto nella parte centrale della pagina vediamo una fotonotizia, la sconfitta di Erdogan, Istanbul va all'opposizione, le elezioni bis infatti confermano la vittoria a sindaco di Imamoglu. E intanto vediamo Milano Cortina, tre principesse per battere la regina di Svezia, mentre attenzione accade a Roma, scavalca per entrare al party Sapienza, morto un giovane, ed è già polemica ovviamente per i rave party anche nell'ambito di queste strutture. Ovviamente chi detiene l'autorità proprio in questi luoghi dice erano già stati avvertiti di evitare certe situazioni, però purtroppo adesso un ragazzo è morto, per evitare il biglietto d'ingresso ha scavalcato la ringhiera della struttura e così ha perso la vita. Ma ancora vediamo gli altri fatti sui quotidiani nazionali, vediamo subito che cosa racconta oggi La Verità: i centri sociali occupano l'università e poi ci fanno i soldi con i rave party. Questo è quello che viene raccontato appunto da questa testata. Capitale fuori controllo, la tragedia di Roma porta alla luce uno scandalo che ormai dura da anni. I collettivi di sinistra spesso la sera trasformano l'Ateneo in un locale abusivo dove circolano alcol e droga con tanto di biglietto di ingresso. Alla Sapienza, ragazzo scavalca a cancello per non pagare, si ferisce e muore. E intanto questo viene raccontato da Maurizio Del Pietro come uno scandalo noto e ovviamente mai fermato. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina se questa è integrazione, e vediamo proprio una immagine eloquente. Infatti, segregate in casa, picchiate, spedite a forza nei paesi d'origine, delle donne straniere presenti in Italia il 31% ha subito violenze da fratelli e padri nel nome dell'Islam. Solo il 17% delle vittime denuncia, ma le femministe intanto tacciono. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, ecco chi guadagna sulla salute degli italiani. Questo è un allarme che viene lanciato proprio da questa testata. Le spese a carico delle famiglie infatti crescono a tutto vantaggio di gruppi privati, finanziari e ovviamente assicurazioni. E intanto incosciente destabilizzi il movimento, tra Di Maio e Di Battista volano gli stracci. E nella parte bassa della pagina, storia del Forteto, la cooperativa degli orchi, è ancora insultata la squadra vaticana, il calcio femminile supera il maschile, però questa volta nell'intolleranza. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo adesso su un'altra testata che è Il Fatto, e vediamo infatti che si parte proprio dalla parte alta, altra giornata di botta e risposta a distanza tra Di Maio e Di Battista sul libro,
politicamente scorretto, ma perché non si vedono e chiariscono a tu per tu? Ormai c'è questa abitudine a dialogare, ma si fa per dire dialogare, anche perché sono per lo più discussioni e si combattono tutte a suon di post. E ancora vediamo nella parte alta della pagina la bugia del giorno, Landini sbaglia i dati sulla povertà, cifre vecchie, USA i numeri del 2018 contro il reddito del 2019. Intanto in Gran Bretagna vediamo l'avanzare dell'inchiesta Mediapart su Partito Conservatore, Stewart, Stella Tory, troppo bravo per sostituire la May. E in apertura di pagina vediamo la soluzione, parla l'ingegner Poggio, mentre tra i sindaci in valle nasce un piano B. Ecco come si ferma il TAV. La Francia non stanzia i suoi fondi e il governo blocchi gli appalti Telta. Infatti per l'ingegnere ad oggi è partita solo la burocrazia degli appalti, ma manca il presupposto fondamentale per andare avanti, la disponibilità dei finanziamenti. Su questo punto, dice, gli accordi siglati tra Italia e Francia sono chiarissimi. La disponibilità del finanziamento è una condizione preliminare per l'avvio del lavori del tunnel di base e oggi a quanto pare non c'è. E intanto nella parte centrale della pagina un mare di affari in laguna, grandi navi e piccole idee, Venezia 5 anni per lo stop. Infatti dopo l'incidente del 2 giugno Toninelli aveva promesso stop ai giganti del mare entro il mese, ecco perché ci vorranno anni. Intanto il business delle crociere vola, ma a bordo aumentano i reati. E intanto attenzione, creme, cibi, abiti, farmaci, le 42 sostanze pericolose, e stiamo parlando del Dieselgate della chimica. La ONG tedesca Bund infatti ha svelato la presenza delle sostanze nocive nei prodotti confezionati da 690 aziende europee. L'allarme del Network per l'ambiente dell'Unione Europea è un vero e proprio pericolo serio per la salute. E intanto nella parte bassa della pagina, 100 anni di Turin giallo, nel 1919 la prima maglia del colore del sole. E infatti viene raccontata da Leonardo Cohen, nel semplice sapore di una Madeleine, scriveva Antoine Blondin, cantore del Tour e cultore di Proust, si può ammaliare ed immergere in un'intrigante associazione di sensazioni, di immagini, di sentimenti, preludio di formidabili fughe della memoria, come di fughe omeriche in bicicletta, fondamentali e fondamenti che in uno sport tanto bello quanto crudele. Si corre ormai alla ricerca della pedalata perduta, il ciclismo di oggi insegue disperatamente il ciclismo epico di ieri. Insomma, sembra quasi che il ciclismo oggi sia diventato esattamente come noi, qualcosa alla rincorsa di qualcos'altro e non quanto di più ammaliante, ma soprattutto interessante e ovviamente di benevolo per la salute. Ma intanto vediamo che cosa racconta questa mattina Libero. Parla il presidente dell'ACI, pure l'auto elettrica, attenzione, inquina. Angelo Sticchi Damiani, una vettura ecologica produce più polveri sottili di un diesel Euro 6. Il catastrofismo distrugge il mercato tradizionale e i vigili dico multate, ecco qua l'allarme, i ciclisti indisciplinati. E anche su questo vorrei fare un appunto particolare, perché giustamente le norme della strada devono essere o dovrebbero essere seguite da tutti, ma troppo spesso c'è una categoria di persone, ossia i ciclisti, che non sempre tutelano se stessi e gli altri, ovviamente facendo quello che assolutamente vogliono e senza rispettare quelle che sono le norme del codice della strada. Questo determina pericolo per l'incolumità fisica propria e per quella altrui, anche perché troppo spesso vanno contromano, girano dove non devono e soprattutto circolano sulle strade come se esclusivamente ci fossero loro e tutto fosse dedicato proprio a questi ciclisti. Ovviamente il rispetto deve essere reciproco degli automobilisti, dei ciclisti, ma la situazione si presenta sempre così. Se ciascuno di noi rispettasse il codice della strada, probabilmente vivremmo tutti meglio e soprattutto rispettandoci reciprocamente. Dopo questa ovviamente questa piccola involuzione verso il mondo della strada, continuiamo a vedere quelle che sono le notizie che racconta Libero in questa giornata e vediamo quelle che sono le critiche esagerate. E infatti Panza insulta Salvini, sei un dittatore, mentre nella parte centrale in primo piano la rissa continua, il movimento sembra il PD, Di Maio e Diba si prendono a pugni e vediamo ancora che Poletti sbanca Uno Mattina alla faccia della sinistra, dice proprio questo quotidiano, mentre nella parte
parte bassa della pagina, ancora una volta si parla delle sanzioni dell'Unione Europea e a quanto pare proprio questo quotidiano ci dice che l'Europa ci tratta come mucche da mungere. Insomma, questa è una realtà troppo spesso indiscussa. Vediamo che i trattamenti con gli altri paesi della Comunità Europea sono sostanzialmente differenti, divergenti, e questo ci sembra proprio poco consono. Intanto, nella parte bassa della pagina, i cani insegnano ai bimbi a leggere libri e giornali e sono quelli che vengono definiti maestri a quattro zampe, ossia gli animali possono fare grandi cose, soprattutto quando si tratta degli elementi più semplici della nostra società, ossia quelli che sanno amare a prescindere. E ancora vediamo gli altri quotidiani nazionali, passiamo ora al Giornale. Crepe anche nella Lega, pazienza finita, sfogo di Giorgetti contro Salvini che non molla Movimento 5 Stelle e di Badetta l'agenda da incubo di Maio. E intanto nella parte centrale della pagina, dal Marocco a Bergamo, il musulmano Badar diventa carabiniere, ma che paese razzista, questa è integrazione. E ancora vediamo nella parte centrale, continua la caccia ai soldi, flat tax e IVA, manovra da 45 miliardi nel governo e scontro sulle coperture, cancellati gli 80 euro. E intanto il sultano Erdogan perde Istanbul e adesso traballa, questa è la svolta in Turchia, mentre per le Olimpiadi oggi l'ok, solo i trucchi possono sconfiggere Milano Cortina. Insomma, si attende proprio una risposta per queste Olimpiadi che sono tanto attese e ovviamente si vedrà dove si svolgeranno proprio nella giornata di oggi. E intanto passiamo a Il Tempo. I big dell'industria bocciano Conte, sfiducia nella tenuta dei conti, paura per le liti con l'Unione Europea, ansia per spread e debito, la stroncatura del governo nelle relazioni a corredo dei bilanci delle principali aziende quotate. Mentre nella parte centrale vediamo il Papa che, a quanto pare, secondo questo quotidiano, non ne può più neanche lui della Raggi. E ancora nella parte bassa della pagina, muore per entrare al rave illegale della Sapienza, studente si recide l'arteria femorale scavalcando il cancello, la festa abusiva organizzata dai collettivi determina appunto una morte. E ancora roghi per i mezzi ATAC, nomade esce dal campo e incendia un autobus ed infine vediamo proprio quanto è avvenuto nella notte scorsa, terremoto a Roma scossa di 3.7 alle 22.45, centro a Colonna nei Castelli, fermata anche la metro C. Ancora vediamo gli altri fatti raccontati dai quotidiani nazionali con La Repubblica, giovani medici subito in corsia, intervista la ministra Grillo, a quanto pare assumiamo gli specializzandi per evitare collasso negli ospedali, militari pronti a intervenire al sud, doppia la frattura nella Lega, Giorgetti sconfessa i mini bot, Di Maio contro Di Battista, ognuno stia al suo posto. E ancora vediamo l'analisi, ma chi è che vuole davvero il salario minimo, se lo chiede proprio Tito Boeri. E intanto i rischi del cannibalismo di Salvini, sempre raccontati in questa prima pagina però da Claudio Tito. E intanto nella parte destra della pagina le vere e proprie rivoluzioni, Istanbul sgretola Erdogan, sindaco all'opposizione, e Praga contro Babisconi, migliaia in piazza. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Mattarella il grande mediatore, mentre l'Italia punta forte sulle Olimpiadi di Milano e Cortina, oggi siamo in attesa appunto dell'annuncio. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati in questa giornata dal Mattino, governo scontro nei partiti, retromarcia sui mini bot, Giorgetti spiazza la Lega, inverosimili, non diamo retta a Borghi, cresce la tensione nei 5 Stelle, Di Maio attacca Di Battista, così indebolisce il partito, mentre l'analisi di Calise vede il gioco pericoloso del partito a due teste, in retroscena lo sfogo di Luigi contro Diba, la crisi per cercarsi un lavoro, mentre sul reddito di cittadinanza da oggi partono le chiamate al lavoro e infatti sono in partenza dai centri per l'impiego le prime telefonate ai componenti delle famiglie che hanno avuto accesso al reddito di cittadinanza ad aprile e che risultano immediatamente attivabili. Ai beneficiari del sussidio viene comunicata la data della convocazione in sede a partire da oggi. Finito il concorsone per i navigator, entra così nel vivo appunto la fase 2. E intanto vediamo i focus del Mattino, perché al sud la riconversione industriale
una via crucis, questo viene raccontato da Pacifico proprio in questo articolo. E intanto nella parte centrale della pagina vediamo la rivolta di Scampia per i rifiuti in strada. Siamo già in emergenza sanitaria, i cittadini spargono e bruciano l'immondizia, e questo però lo andremo ad esaminare nella seconda parte della rassegna stampa. Intanto la svolta nel giallo, morta a 8 mesi con lividi e ustioni, arrestato il padre, la procura di Nocera, pericolo di fuga, discordanti le dichiarazioni dei genitori, mentre il caso nel Golfo di Napoli, scoperti 3.000 orbeggi abusivi. E nella parte più bassa della pagina, USA, la crisi con Teheran, cyberattacco all'Iran, colpiti i PC della difesa, mentre sempre in prima pagina, quanto è stretta la via di Johnson, prigioniero di Trump. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati su queste prime pagine. Con la stampa vediamo che si inaugura oggi la festa della tecnologia, obiettivo mettere l'Italia sulla rotta del futuro, e vediamo un'immagine che rappresenta proprio una vera e propria Tech Week, la fabbrica dell'innovazione che apre a Torino. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati in questa giornata. Dal secolo XIX, Lega spaccata sui mini bot, Giorgetti inverosimili, Borchi lo attacca, Salvini è d'accordo con me, Movimento 5 Stelle Di Maio contro Di Battista, e Nunes intanto lascia. E ancora Olimpiadi 2026, oggi la scelta, giochi invernali Italia compatta, all'ultima sfida su Milano Cortina. E intanto il retroscena, battere Stoccolma, si schiera anche Conte in cerca di rivincita dopo le tensioni con l'Unione Europea, mentre nella parte centrale della pagina, salari sotto il minimo e zero diritti, i contratti pirata sono 2 milioni. E anche su questo punto ci tengo a sottolineare che il problema grande non è il reddito minimo, quanto piuttosto l'assenza, la mancanza di controlli proprio su chi presta la propria attività lavorativa senza avere diritti. E intanto dal Corriere dello Sport arriva Zorro, nasce la Roma alle 7:10 del mattino, Fonseca sbarca a Fiumicino, in agenda un summit di mercato, chiederà 5 uomini, mentre nella parte centrale Ronaldo centravanti, Cristiano ha detto sì all'invito di Sarri. Nell'incontro in Costa Azzurra il tecnico e CR7 hanno delineato la nuova Juve, prendono quota Bernardeschi e Douglas Costa, Mandzukic verso la cessione. E intanto nella parte bassa della pagina si diverte solo Lewis, Francia un'altra doppietta Mercedes Hamilton, stiamo facendo la storia, il ferrarista Leclerc si difende, Vettel non abbiamo il ritmo per batterli. E ancora continuiamo a vedere le notizie sportive con Tutto Sport, Juve non solo De Ligt e Rabiot, infatti assalto a Chiesa, il club bianconero che ha già raggiunto un'intesa con l'attaccante ha pronto un piano per convincere la nuova proprietà della Fiorentina a dare il via libera all'operazione. Intanto il mercato del Toro, dice c'è Greco nella Roma, lo manda Bruno Conti. E ancora nella parte bassa della pagina, Milano Cortina 2026, oggi si può, e staremo a vedere se effettivamente è così, noi ce lo auguriamo che si possa ovviamente avere le Olimpiadi in Italia e soprattutto sfruttarle al meglio. E anche per questo momento lasciamo qualche attimo di pubblicità, ma attenzione perché ritorniamo subito dopo qualche secondo di pausa per continuare a parlare di informazione, e farlo però questa volta con i quotidiani locali. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto.
Tecnocampus. Il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, vi ricordo che oggi è sempre lunedì 24 giugno, siamo in diretta con la rassegna stampa di Teleprima e adesso però andiamo a vedere quelli che sono i fatti della Regione Campania e lo facciamo con i quotidiani locali online e andiamo a vedere grazie alla Repubblica quelli che sono i fatti in primo piano. Napoli, rimandato a scuola, si lancia nel vuoto, 14enne in ospedale con gravi fratture, l'ipotesi gesto di disperazione per il fatto di dover recuperare tre materie. Un ragazzino di 14 anni è infatti in gravi condizioni dopo essersi lanciato nel vuoto dal quarto piano dell'edificio nel quale abita con la famiglia nel centro di Napoli, zona stazione centrale. Secondo quanto si è appreso, alla base del gesto forse ci sarebbe il fatto di essere stato rimandato in tre materie. E mentre il padre lo attendeva per accompagnarlo a scuola per frequentare corsi per il recupero dei debiti, il ragazzo è salito al quarto piano dello stabile nella zona di Porta Nolana lanciandosi nel cortile condominiale. Insomma, un fatto che delinea e denota proprio un malessere grande. E ancora vediamo la morte della piccola Yolanda, fermato il papà per omicidio, nocera inferiore, svolta nel giallo. Dopo lunghi interrogatori dei genitori condotti dalla procura, è stato infatti fermato dagli agenti della squadra mobile di Salerno con l'accusa di omicidio. Giuseppe Passariello, il papà della bimba di appena 8 mesi, è arrivata morta e piena di lividi e ustioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il decreto del magistrato è stato firmato a tarda ora dopo una giornata di lunghi interrogatori e di ulteriori indagini. A dare una svolta al caso, alcune contraddizioni emerse nelle dichiarazioni rese dai genitori, anche la mamma della piccola indagata per omicidio. Nelle lunghe audizioni davanti alla procura di Nocera Inferiore a condurre l'inchiesta il pubblico ministero Roberto Lenza. Insomma, una vergogna senza fine e soprattutto ci domandiamo come si possa agire in questo modo nei confronti di una bimba così piccola, ma in generale proprio nei confronti di anime innocenti. E ancora a Napoli, l'imprenditore Marinella: vorrei allargare il marciapiede come fratello del sindaco, ma il comune mi dice no. E infatti il celebre stilista delle cravatte, da anni il mio progetto di decoro urbano, viene bocciato, eppure parliamo di soli 80 centimetri, il permesso al locale di De Magistris. Sto soffrendo, non vado oltre. E infatti da 2 anni e mezzo chiedo di allargare il marciapiedi di 80 centimetri davanti al negozio, ma il comune rigetta sempre i miei progetti senza nemmeno spiegarmi il perché. È davvero arrabbiato Maurizio Marinella. Dopo l'avvio dei lavori di allargamento del marciapiede tra via Vannella Gaetani e piazza Vittoria, proprio davanti al bistrò Baroc di cui è socio Claudio De Magistris, fratello del sindaco. Un progetto approvato, poi bloccato dalla municipalità, poi subito ripartito. Siamo in pieno centro di Napoli, a 2 passi dal lungomare, alla riviera di Chiaia. Si trova lo storico negozio di Marinella, dove arrivano da tutto il mondo per comprare le cravatte. A 300 metri in linea d'aria a piazza Vittoria sono in corso i lavori per allargare il marciapiede davanti al Baroc. La domanda è proprio questa: perché due atteggiamenti così differenti se la situazione appare appunto la medesima? E intanto vediamo le altre notizie in primo piano. La vedova del commerciante morto in via Duomo, tragedia immane però, dice la donna, il suo sacrificio non sia inutile. Dai condomini nemmeno le condoglianze. E infatti, dice, il sacrificio di mio marito non deve restare fine a se stesso. Grazie a Ragozzino e le figlie Gabriella e Rossella, sono, le vediamo nel video, sono vestite di nero, 3 donne di estrema dignità, segnate da un dolore lancinante. Sono 15 giorni che il marito, il padre molto amato, Rosario Padolino, è scomparso, portato via all'improvviso in via Duomo da una valanga di calcinacci caduti dal cornicione di un palazzo, sepolto come da un terremoto. Mio marito si è sacrificato, dice la vedova, ma il suo sacrificio non deve essere vano, deve servire a tante persone, condomini, amministratori. È una tragedia immane, vorrei non accadesse più. Nessuno dei 2 condomini coinvolti, dicono le figlie trattenendo l'emozione, ci ha fatto neanche le condoglianze. Insomma, una vergogna immane, ma soprattutto
una morte ancora inspiegabile. E ancora vediamo, si parla di rifiuti in questa mattina sui quotidiani locali e la rivolta di Scampia, emergenza sanitaria. Da questa immagine possiamo vedere effettivamente di cosa stiamo parlando e lo andiamo a vedere proprio in questo articolo. Ed eccoci qua, ieri la gente di Scampia non ce l'ha fatta più, le persone sono scese in strada e hanno ribaltato i cassonetti stracolmi lanciando l'immondizia ovunque. Da decine di giorni vivono immersi nella spazzatura, da decine di notti respirano i fumi di quella schifezza data alle fiamme, si sentono abbandonati e presi in giro da chi continua a spiegare di avere a portata di mano la soluzione alla questione della raccolta. Il presidente municipale di Scampia, Apostolos Paipais, in questi giorni non è rimasto a guardare, ha chiesto interventi, si è fatto promotore di incontri, ha sollecitato momenti di recupero straordinario del pattume e di fronte all'ennesimo giorno di immondizia accatastata e putrescente sotto al sole si è deciso di lanciare l'allarme definitivo. La salute dei residenti è a rischio, qui c'è un'emergenza sanitaria, chiederò all'ASL di verificare e poi prenderò e pretenderò l'intervento del sindaco di Napoli, che ha come compito principale quello di tutelare la salute dei suoi cittadini, e vedremo se effettivamente si riuscirà ad avere una svolta proprio in questa vicenda oppure se rimarrà ancora putrida. E intanto Ivan e i suoi quattro amici diventati soci, restiamo al sud, grazie alla pizza. Una storia che racconta un'altra Napoli, quella da cui tutti scappano per cercare fortuna altrove e soprattutto un lavoro. E adesso invece vediamo che Ivan Ambrosio, 32 anni di Socavo, ex studente di economia con il rimpianto di aver chiuso i libri a 4 esami dalla laurea, ha abitato a Londra per 6 mesi. Il suo socio Alessio Russolillo, cuoco trentenne emigrato in Corsica, e una volta rientrato ha tentato l'impresa, aprire una pizzeria con 4.000 euro da parte, coinvolgendo nel business anche altri amici d'infanzia, i trentenni Mirko Esposito e Amedeo Puglia e Francesca Russolillo, 28 anni, che è anche la moglie di Amedeo. Il vero capitale è il capitale umano. 5 soci, tutti disoccupati o lavoratori precari diventati imprenditori nel giro di un anno. Per gioco, anche se questa definizione non mi piace, spiega Ivan, il più spigliato dei ragazzi uniti dalla voglia di fare, possibilmente senza rinunciare alla comunità di affetti. La nostra sfida è iniziata chiacchierando di futuro a una festa di compleanno, poi ci siamo incontrati 4-5 volte in situazioni diverse per scrivere il progetto e capire come realizzarlo, recuperando i fondi necessari. Quale occasione migliore? Il bando Io Resto al Sud, pubblicizzato da Invitalia, appena finanziato con 1.250 milioni previsti nel bilancio statale 2019, unica pecca ai tempi, sostiene Ivan, che riepiloga. Nel mese di febbraio 2018 abbiamo avanzato la richiesta e soltanto a giugno abbiamo ricevuto la convocazione. E insomma, questa è una vicenda che racconta quella Napoli che ha voglia di farcela e soprattutto si mette in gioco, è proprio il caso di dirlo, per non rimanere vincolato alla tecnica e alla tattica del io mi lamento tanto non posso cambiare niente, oppure l'unica cosa che posso fare è me ne vado via da qua perché qua non c'è assolutamente niente. Allora, se non c'è niente, creiamolo, questo è quello che dicono. E ancora vediamo Yolanda morta a 8 mesi, fermato il papà, pericolo di fuga. E infatti nella serata di ieri sera Giuseppe Passarello, il padre della bimba di 8 mesi, giunta a cadavere all'alba di sabato in ospedale a Nocera Inferiore, con lividi e ustioni sul suo corpicino, è stato sottoposto ad un decreto di fermo con l'accusa di omicidio. Secondo gli inquirenti c'era un possibile rischio di fuga da parte dell'uomo dopo che nella nottata tra sabato e domenica gli investigatori hanno rilevato delle discordanze tra il suo racconto e quello della moglie Emma Monti, insomma versioni contrastanti sulla ricostruzione delle ultime ore di vita della piccola Yolanda e sulle modalità in base alle quali la piccola di 8 mesi si sarebbe procurata i lividi. Discordanze balzate subito dagli occhi dei poliziotti della squadra mobile al lavoro sul caso assieme ai colleghi del commissariato di Nacera Inferiore. Insomma, veramente non se ne può più. Ancora continuiamo a vedere i fatti raccontati questa mattina e si parla ancora di Napoli, la sfida del cardinale Sepe alla chiesa degli artisti di San Ferdinando. E infatti il cardinale Sepe decide di commissariare l'arciconfraternita che governa la chiesa di San Ferdinando di Palazzo, quella di piazza Trieste e Trento che i napoletani conoscono come chiesa degli artisti. L'arciconfraternita non ci sta, risponde per tramite di un avvocato che respinge al mittente il commissariamento e chiede un ripensamento al cardinale, ma il
Cardinale non intende ripensarci. E ancora vediamo le altre notizie che troviamo su Caserta News. A quanto pare escalation di caldo africano nel casertano, picchi che sfiorano i 40 gradi. La bolla di calore interesserà anche la provincia di Caserta. Infatti una nuova fortissima ondata di calore in arrivo nella settimana appena iniziata. Caserta e provincia col caldo africano che colpirà tutto il bel paese e località che supereranno anche i 40 gradi, soprattutto in Val Padana nel casertano. Come evidenziano gli esperti di Trebi Meteo, l'anticiclone africano farà schizzare all'insù le temperature. In gran parte della provincia si toccheranno i 37-38 gradi. Da giovedì 27 a sabato 29, ma anche l'inizio della settimana, vedrà temperature intorno ai 34 gradi con l'afa che renderà l'aria insopportabile. E ancora vediamo gli altri fatti raccontati questa mattina dai quotidiani online. Vietato sprecare l'acqua, l'arriva il sindaco che minaccia multe salatissime, avviene ad Arienzo, firmata l'ordinanza che vieta l'uso non domestico dell'acqua, multe fino a 500 euro. E infatti questa è la multa per i trasgressori, mano pesante del comune di Arienzo nei confronti dell'ordinanza firmata dal sindaco Davide Guida per vietare il consumo di acqua potabile per usi non domestici. Con l'estate infatti torna ad attualità il problema cronico della carenza idrica, col primo cittadino che per fare fronte a questa situazione ha firmato venerdì 21 giugno l'ordinanza contro lo sperpero d'acqua. A vigilare sul rispetto del dispositivo saranno gli agenti del locale comando di polizia municipale, con le multe per i trasgressori che vanno dai 25 ai 500 euro. E ancora continuiamo a parlare di notizie che arrivano da Caserta, questa volta però ci spostiamo sulla parte sportiva. Arrivano infatti buone notizie per la Golden Tulip Volalto 2.0 e infatti il duo Iole Ruzzini ed Alessia Ghirardi a difesa della retroguardia della squadra, e a Caserta non si passa. Le ricezioni della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta passeranno dalle mani di Iole Ruzzini e della riconfermata Alessia Ghirardi. Quest'ultima già l'abbiamo apprezzata durante l'ultima stagione di Serie A2. La sua esperienza e la sua grinta sono state fondamentali per la promozione in A1. La sua riconferma è il punto di partenza per la nuova avventura. Ruzzini invece è 35enne e un libero che nell'ultima stagione è stata nella massima serie italiana con la maglia del Cuneo Granada. E dalla stagione 2019-2020 sarà la guida della difesa rosanero, provando a far cadere meno palloni possibili nella metà campo casertana. Iole Ruzzini ha un talento e lo dimostra il fatto di essere stata apprezzata sia in Italia sia all'estero, dove ha indossato le maglie del Bucarest aggiudicandosi la Challenge Cup e quindi in Francia con la formazione del Cannes, risultando poi essere miglior libero nel campionato transalpino. Insomma, in bocca al lupo per questa squadra che si sta rinnovando, sta partendo appunto dalle basi proprio per costruire un campionato che sia degno della città di Caserta. E anche per oggi termina qui la rassegna stampa di Teleprima. Vi ringrazio per essere stati con noi e per aver scelto questa rete e soprattutto ringrazio Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione commentata con voi. Vi do appuntamento come sempre alla mattinata di domani, stesso posto, stessa ora, e oggi buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.